Allora, amici, siamo tornati nel laboratorio del mitico Tommy, Eccolo. che è qua. Piano piano, Eccolo buonasera. qua. Allora, al momento il tornio No, è coperto è a perché cuccia. un attimo a cuccia perché ho avuto 2 mesi micidiali. Sì, perché fra tutte e due, come lavori, siamo messi Covid, infanzia. fortunatamente ne abbiamo troppo e quindi va Meno bene. male. Però vi daremo una succulenta anteprima. Abbiamo fatto questa cosa qui Abbiamo fatto che è un che è un estintore, estintore, una sostanza, un estintore che pesa bello 20 kg pesante, perché perché dentro è pieno. è un cemento refrattario, È malta pieno. refrattaria. Malta refrattaria con lana di pietre, con Lana di lana di roccia roccia sulla parte esterna. sulla parte esterna. A cosa serve questa Questa bombola qua è una che da bombola forgetta. è diventata forgia? Forgetta, in realtà sì, è una fornace da tempra, perché la forgia Ok. vera e propria sarebbe una cosa un pochino più grossa, un pochino più seria, che va a temperature molto più elevate, che serve per Che la forgiare, stai facendo? che avrà seguito però non con un estintore ma con una bombola di GPL, Una quindi di bombola una tipo quella dimensione lì, del insomma. genere, Esatto. quindi un pochino più importante. La fornace da tempra raggiunge temperature se... senza aria forzata, diciamo intorno ai 1000-1050 gradi, quindi va bene per la tempra di piccoli utensili, sgorbie. Ecco perché poi faremo vedere anche la creazione delle sgorbie per Dal lavorare pezzo di attorno. acciaio grezzo, Esatto. creazione, tempra più che creazione, tempra di coltelli, Esatto. strumenti qualsiasi. Tutta roba che comunque diciamo che per 25-30 centimetri entri qua dentro. Per un diametro, diciamo, la camera di tempra ha un diametro di 56 mm. Vabbè, comunque qui ci Per metti già una cui roba, qua diciamo dentro. che un po' di roba ci sta. Poi se uno avesse bisogno di cose più grosse è chiaro che Guarda, si sta asciugando. ci si adegua. Sì. Però si sta asciugando. Questo qui, importantissimo, è un solco che vi permetterà di inserire la corda ignifuga, che è più o meno poi quella che Che abbiamo qua nella troviamo stufa. negli sportelli della stufa, Eccola lì. che è questa, che aiuta a sigillare ulteriormente la chiusura della fornacina. Questa lavorerà in questa Sdraiata. posizione sdraiata. E lì c'è il buco del L'immissione del cannello. gas sempre a 30 gradi, la bombola sempre distante dalla forgia o dalla fornace, non si sa mai. Lo sportello lavorerà in questa maniera, verranno installati chiaramente dei piedini per tenerla stabile. E poi buon divertimento, nel senso butti dentro il pezzo, prega di non consumare troppo gas per arrivare alla temperatura di E tempra. oltre a questa robina qua, hai già tirato giù l'AutoCAD, non mi hai detto Ho già della. tirato giù il progetto esecutivo, adesso devo trovare una buona parte dei pezzi per quello che riguarda la smeridatrice da 72 pollici, quindi quella smeridatrice che vedete sempre su internet in America con dei Esatto. motori grossi così, Grossi beati loro che così, ce l'hanno. Noi ce fai l'abbiamo vedere quello più grossi, piccolo, grossi noi ce così, l'hanno grossi così esatto. perché gli americani ce l'hanno grossi, Esatto. hanno tanta corrente elettrica, i motori li regalano, quindi ce l'hanno grossi. Noi ce l'avremo un pochino più piccolo, però sarà una 72 pollici che girerà comunque a 3000 RTG al minuto e servirà per fare poi alla fine la finitura di quello che uscirà di qua, Di quindi quello dal che uscirà di pezzo qua. di qua Quindi e dall'altra forgia più grossa. avete capito che oltre al legno che non si fermeranno Integriamo con l'acciaio, integriamo con perché per l'acciaio. esempio uno strumento del genere, a parte il nottolino di ottone, bello, però non serve a un cazzo, il manico di legno e il corpo in acciaio. Quindi abbiamo questo per Quindi lavorare il legno e questo per lavorare se ci l'acciaio. vogliamo arrangiare bisogna che integriamo l'acciaio al Questo legno. al legno. Non sapete lavorare l'acciaio? Imparate. E poi magari qualche coltello, qualche Bowie, qualcosa Qualche ce lo coltello, possiamo. qualche spada, qualche stiletta ninja, Ce la possiamo qualche... anche mettere dentro. Sì. Domando, ragazzi, Una birra. non può mancare la birra, in questo caso Maltovivo. Se volete comprare la Maltovivo, me lo dite che la vendo io. Sono rappresentante. Io sono Giusto? bevitore. Siamo bevitori. Salute! Salute. Allora, possiamo dire da binario. Da binario a roncola. Non Ah. ci Questo vuole tanto in realtà, perché poi alla fine era un binario. era un binario di un treno. Ho amici dell'FS, per cui intanto mi Ogni tanto staccano, però arrivano avanza un binario. pezzo di binario.
che si può usare tranquillamente anche come incudine, è ottimo. Sì, ce l'ho, Se io avete una ce sezione di l'ho. Io ce l'ho vinaio come incudine. discreta, tra l'altro ne sto cercando un'altra, se qualcuno ne avesse un pezzo, gradito. Ottimo. Comunque, da un binario, con un po' di olio di gomito, utensili non proprio convenzionali, si può ottenere tranquillamente una roncola in un acciaio che è decisamente resistente, ci passano i treni, voglio dire, resiste. Mamma mia. La parte più difficile, direte voi, il profilo, no, il manico. Il manico Il che manico perché? Perché nella roncola intanto va inclinato rispetto al corpo di un buon 6-7 gradi e poi va riforgiato dal pieno in modo abbastanza quadrato, semiconico, diciamo che la parte finale è un pochino più è un stretta, la pochettino più parte stretta è un rispetto pochino più all'acciaio. larga. Qua avrò intenzione di fare il manico misto cuoio-legno. Perché? Perché nella roncola intanto ci vorrà il fine corsa di sicurezza, che è questo, che verrà battuto e saldato in questa posizione, Sì, che permetterà certamente a non farsi scivolare la roncola dalle mani, giusto. così potrebbe anche scappare. Ed appendolo alla cintura È da qualora. prendere la cintura qualsiasi voglia, o anche all'uccello se uno ce l'ha abbastanza, un mondo è abbastanza Abbastanza. duro. Da qua in poi questo pezzo qui sarà fatto di legno e cuoio. Il cuoio perché Fa un po' grip. aumenta un po' il grip, quindi si impugna meglio. Il legno perché è bello e comunque è resistente. Comunque, insomma, da un binario che non serve a un belino, a roncola, dai. Il Sì, passo è la breve, parte dai, difficile succede. poi sarà fargli il filo. Vabbè, è chiaro, però. Perché questo qua, essendo un profilo molto irregolare, con punti focali in punti diversi, per seguire la stessa angolazione del bevel, bisognerà impazzire con queste robe qui. Diciamo che la più indicata per un lavoro del genere potrebbe essere questa qua. Quindi ci andremo a costruire un qualcosa che ci tenga in posizione la lama e in posizione la pietra mentre Con la giusta angolazione. avviene la rotazione. Bisogna lavorare in questo senso. Non bisogna fare angoli troppo vivi, troppo acuti, perché la roncola è un qualcosa che taglia a battuta. Non tagli i pomodori con questa. Con questa tagli gli alberi, i Decisamente cespugli e i rovi. Per cui ci vuole un angolo di incidenza un pochino più largo, perché se lo fate troppo stretto il filo non dura una sega. Buona sostanza. no.